Chiude con una sconfitta al Ferrante il Notaresco, che nei playoff affronterà al Savini nella semifinale di mercoledì 23 il Matese, quinto classificato e vittorioso negli istanti finali a Rieti. La stagione regolare del Porto Sant'Elpidio termina con una vittoria, la quarta in stagione, ed il penultimo posto, lasciando l'ultimo gradino all'Olimpia Agnonese. Mister Ottavio Palladini si affida al proprio bomber Spagna. Dall'altra parte Epifani, oltre agli infortunati Banegas, Bianciardi, Cancelli e Colombatti e dallo squalificato Di Stefano, tiene a riposo i diffidati Gallo e Marchionni, panchina iniziale per Speranza, Frulla e Da Quadro. Esordio da titolare per il portiere De Malia al posto di Sciba. Appena tre giri di lancette del numero 12 rossoblu sporca i guanti, bloccando un tentativo di Spagna. Va decisamente meglio qualche minuto più tardi al nono, quando lo stesso attaccante di casa tramuta in rete di testa un calibrato cross di Cantarini. Settima rete stagionale per l'attaccante ex Loreto. La prima sortita offensiva del Notaresco al 23esimo, l'estremo Cavalieri è bravo sulla battuta di Mancini. I padroni di casa agiscono di rimessa sfruttando ogni minima disattenzione della difesa abruzzese. E dal 37esimo è Gelsi, figlio dell'ex giocatore del Pescara, Michele, nonché ex San Buceto e Torrese, a griffare un bel gol, tiro a giro sul secondo palo che non lascia scampo all'estremo ospite. Poco prima del riposo il Notaresco ha la ghiotta chance per accorciare le distanze. Mancini si libera bene in aria ma poi conclude sul fondo da ottima posizione. Le immagini di Claudio Di Giacomo ci portano alla ripresa, che si apre al 17esimo con una doppia occasione per i marchigiani nello spazio di pochi secondi. De Malia è miracoloso sul colpo di testa a botta sicura di Aliffi. Sul prosieguo dell'azione la deviazione di Spagna termina fuori. Un minuto più tardi si fa trovare pronto sul fronte opposto del campo Cavalieri, sollecitato dalla battuta di Buonavoglia entrato da pochi minuti. Si susseguono i cambi, nel Notaresco fa il suo esordio assoluto in D il classe 2003 Riccardo Antonacci, e fino al fischio finale non succede praticamente più nulla.